Allora, a pochi passi da Civita di Bagnoregio, nella Tuscia, troviamo Celleno, un borgo fantasma ormai abbandonato da tanti anni. Questo era uno dei punti di accesso, ma adesso ha chiuso. Faremo il giro delle mura per poi salire lassù e vedere questo bellissimo posto. Possiamo trovare vari attrezzi agricoli molto molto antichi, tra cui anche un bel carretto ed anche un bel panorama. Pace assoluta. Il paese è stato colpito da varie catastrofi, alluvioni, frane, terremoti. Gli abitanti però hanno deciso poi col tempo di ricostruire le case come erano fatte anticamente. Quindi è stato tutto distrutto, ma poi dopo è stato tutto ricostruito in questa maniera, riproducendo fedelmente tutto quello che c'era dentro le case. Una specie di piccolo museo con tanti vasi di terracotta, vari attrezzi, bilance, altro tipo di bilancia, sempre attrezzi agricoli. Qui mi dicono che si faceva la pipì. Allora, ecco qui. Questo era un pisciatoio, quindi abbiamo a che fare con un pisciatoio, quindi tu sollevavi la brocca, se tu dici così vuol dire che lo sai, mi posso fidare? Allora, Scoop Internazionale Samoa ci dice che qui si pisciava, quindi ok, questa è un'antica macchina da cucire, altri arnesi, una famigliola antica, così ecco qua con le proprie bestie al lavoro. E niente. Allora, qui invece anticamente si stiravano i panni, vero? Con questo movimento, questa ruota, questo rullo girava, passavi il capo di abbigliamento sotto e stiravi. Quindi, per gli amanti dei ferri da stiro, pensa a questo come lo potevano amare. Qui c'è addirittura il posto dove lavorava il ciabattino, con tutti gli attrezzi dentro. Anche le scarpe. Qui siamo in una specie di grotta dove c'è un pavimento in vetro in plexiglass con dove possiamo vedere addirittura sotto. Siamo nella cantina. Qui ci depositavi tutto quello che ti pare e piace, le scorte, anche perché il clima è veramente freschetto, quindi diciamo che si riponeva bene il vino e quant'altro. Ecco, qui ci dicono che si contenevano i formaggi e poterli far stagionare Senza che le senza mosche che le mosche ci andavano dentro e potessero, ecco, rovinarlo. E certo, attraversiamo questo ponte. Sicuramente nell'antichità qua sotto c'era dell'acqua, visto anche la muffa e il muschio, quindi probabilmente loro qui raccoglievano l'acqua. Sembra come se il tempo si fosse fermato in questo borgo. Un salto all'indietro di tanti 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 anni. Questa è la piazza principale del paese, con un raduno di moto d'epoca, tra cui anche una Benelli, una moto da me conosciuta. Il palazzo, sicuramente il palazzo storico più importante, e questa anticamente sarà stata sicuramente una chiesa.
Insomma, vedi, guarda, poi mi serve il tuo aiuto, guarda, eh. Guarda che ti faccio vedere. Amore, tu sei magico, non sei magico? Penso di sì, guarda. Tu sei magico, con questa secondo te, questa che cos'è? Cosa dice qui? Questa è la cartolina, si spediva una volta. Toccala con questa, toccala. Se sei magico, vediamo che succede. Vediamo, vediamo. Qua le manine tutte rosse, forse sei magico, guarda, eh. Guarda, eh. Guarda un po', senti un po'. Hai visto cosa fa? Hai visto? Ha messo pure una bella musichetta. Che bravo! Hai visto, secondo me? Tu invece mi rispondi. Sembra come di camminare sospesi. Sempre attrezzi datati. Questo che cos'è, dottoressa? Questo è un aratro. Quindi ci dicono che è un aratro. Eh? Hai capito? Il percorso della piazzarella è questo. Lo so, che vuoi fare? Questa è l'erba. Ecco qua, ci stiamo avvicinando sempre di più, vedi? Questo è Belvedere. Sento anche delle pecore a distanza, eh? Quindi qui siamo liberi di espletare tutti i nostri pensieri. Che pensiamo in questo momento specifico? Cosa? Pensiamo, fame. Pensiamo che abbiamo fame? Sì. C'hai fame? Sì! Andiamo a mangiare. Andiamo a mangiare? Uh-huh. Ok. Celleno, il borgo fantasma, lo abbiamo visitato. Spero di avervi deliziato con dei video che vi hanno fatto capire com'è il posto. Ci vediamo alla prossima avventura.